Lombalgia, mal di schiena o dolore lombare. Chiamiamolo come vogliamo, ma la cosa certa è che l'80% della popolazione italiana ha avuto o avrà un episodio di mal di schiena. In questo video ti spiego le 4 problematiche principali che portano spesso ad avere dolore lombare e come prevenirne l'insorgenza grazie a 4 esercizi che vadano a migliorare la qualità della tua schiena. Ciao, sono Beniamino Bai, fisioterapista, preparatore atletico e ideatore di PhysioFix. E come detto in precedenza, in questo video andiamo a parlare di una patologia molto diffusa, addirittura più diffusa del coronavirus, e cioè la lombalgia. Che sia dovuta alla quotidianità, alla pratica sportiva o un'attività nuova che non eravamo abituati a fare, poco importa. Il concetto fondamentale da tenere a mente è che avere una schiena ben allenata ti permetterà di fare tutto ciò che vuoi, diminuendo il rischio di dolore e di infortunio. Pensa che è stato calcolato che negli ultimi 10 anni negli Stati Uniti sono stati spesi ben 77 miliardi di dollari per la cura di patologie come lombalgia e cervicalgia. Quindi prevenire non solo ti permette di evitare dolore, di non perdere giorni di lavoro e di non essere d'aiuto per la tua famiglia, ma ti permette anche di risparmiare qualche bel soldino. Ma vediamo insieme quali sono i 4 punti fondamentali su cui porre attenzione con i nostri esercizi. Per un'ottima prevenzione devi: primo, allungare la catena muscolare posteriore. Secondo, attivare i muscoli della core stability. Terzo, avere una schiena in grado di muoversi in tutto il range articolare, sia in flessione che in estensione. Quarto, come sempre il fattore C influisce parecchio nella vita e quindi devi avere un culo così. Ah no, qui non stiamo parlando di fortuna, ma di gluteo. Se tonico e funzionale, stabilizza bacino e arto inferiore. Abbiamo quindi capito l'importanza di prevenire il dolore lombare e i 4 punti fondamentali su cui porre attenzione. Andiamo a vedere 4 esercizi. Uno per ogni punto elencato in precedenza. Un programma di esercizi che ti porterà via soltanto 10 minuti al giorno, ma se lo eseguirai almeno 4 volte a settimana avrai dei risultati incredibili. Il primo esercizio che andiamo a vedere è quello del ponte. Sdraiato a pancia in su, fletti le gambe e appoggia bene i piedi al tappetino. Puoi iniziare ad eseguirlo con le braccia lungo i fianchi, così da migliorare l'esecuzione e l'equilibrio. Sollevare il bacino e mantenere il bacino alzato 2 o 3 secondi. Questo è un esercizio fondamentale per il rinforzo del gluteo e di tutta la catena muscolare posteriore. Può anche essere eseguito mantenendo le braccia incrociate sul busto, così da aumentarne la difficoltà. Con le braccia incrociate sul busto, devi stare ancora più attento a mantenere sempre il bacino parallelo al suolo. Uno degli errori è infatti quello di caricare di più un arto inferiore rispetto all'altro, provocando così una rotazione del bacino e della parte lombare. Infine, questo esercizio può anche essere eseguito staccando uno dei tuoi piedi dal suolo. In quest'ultimo caso aumenterai il carico, che andrà tutto su una gamba sola, e dovrai stare sempre più attento a mantenere il bacino parallelo al suolo. Passiamo al secondo punto, e cioè l'allungamento della catena muscolare posteriore. Per fare questo esercizio ci avvaliamo dell'aiuto di un elastico bello forte, o in assenza va benissimo anche utilizzare un asciugamano o una cintura da fissare dietro al piede. Sollevare la gamba tenendo il ginocchio in completa estensione e tirare l'elastico, così da mantenere la punta del piede verso di sé e sostenere il peso della gamba. Non mi interessa vedere il ginocchio piegato per cercare di aumentare il movimento, bensì è più importante mantenere la gamba tesa e mantenere la posizione dai 30 ai 40 secondi. Per l'attivazione della muscolatura della core stability ci avvaliamo del plank. Posizioniamoci a pancia in giù, peso del corpo sulle braccia e sulle punte dei piedi e alziamo il bacino per formare una linea retta. Gli errori da evitare sono quelli di tenere il bacino troppo basso inarcando la schiena o troppo alto provocando una flessione. Inoltre consiglio di mantenere lo sguardo in mezzo alle proprie mani. In questo modo sarai in grado di mantenere anche la colonna cervicale in posizione neutra, senza andare in flessione o in iperestensione. Passiamo infine agli esercizi di mobilità. Come abbiamo detto in precedenza, la tua schiena deve essere in grado di compiere una totale flessione e una totale estensione. Iniziamo la sequenza di esercizi considerando prima la flessione come movimento a sé stante,
poi l'estensione. Infine combiniamo i due movimenti in un movimento unico, associando quindi un movimento di massima flessione a un movimento di massima estensione. Per quanto riguarda la quantità di movimenti, ti consiglio di compiere almeno 10 ripetizioni. Ad ogni ripetizione cerchi di raggiungere un punto più ampio possibile. L'importante è rimanere in un range articolare senza fastidi, dolori o senza limitazioni funzionali. Per eseguire il movimento aiutati anche con gli arti superiori. Le mani vanno a toccare il pavimento, poi si posizionano dietro al bacino per compiere il movimento di estensione. Per aumentare il carico in estensione puoi invece eseguirlo con le mani verso l'alto. Lo sguardo invece ti consiglio di mantenerlo sempre in avanti, così da isolare il movimento solo a livello lombare e non a livello cervicale. Per ogni punto valutato in precedenza ci sarebbero tanti altri esercizi da poter inserire nel programma di allenamento, calibrando il livello di difficoltà in base alle tue caratteristiche e soprattutto ai tuoi obiettivi funzionali. Tanti di questi esercizi li troverai nella playlist Esercizi per la corsa. Ti lascio il link sia qui che in descrizione. Ma anche solo con questi 4 esercizi potrai costruire una solida base per la tua schiena. Iscriviti al canale perché ogni settimana usciranno dei video sul mondo dello sport, della riabilitazione e della preparazione atletica. Potrai così avere consigli per ottimizzare la tua prestazione e diminuire il rischio di infortuni. Prenditi cura della tua schiena e buon allenamento!